Ciao a tutti cugi e ben ritrovati alla vostra Androlane91 su Ever Oasis. Le cose da fare oggi sono un bel po'. Diciamo che dallo scorso video ho solo salvato, infatti sono ripartito da dove ero, da dove mi ero fermato l'ultima volta. E dunque penso di sapere cosa fare di preciso. C'è una cosa in particolare che dovrei fare e penso di sapere qual è. In poche parole, mi servono elisir, frutti elisir e bevande, insomma, per ripristinare punti salute. Penso di sapere già dove trovarle, però... Ah, c'ho due spiriti della luce qui. Però le cose da fare, vediamole un po'. Sui impegni, l'onda di sabbia... Allora, un villaggio baldotto, ok, Iserka, ci andrò. L'onda di sabbia si trova dentro un davalle, nella duna al deserto di Kala. La bolbina con un sogno vuole imparare a suonare il tamburo. È una viandante gentile che cerca palla e una sciarpa. Ah, le palle ce l'ho. Ho fatto il negozio apposta. Dunque, questo qui viene con noi in viaggio, Levi. Si chiama Levi perché non è scritto Levi. Il Levi di Attacco dei Giganti è un altro Levi. Quello è proprio scritto proprio Levi. In giapponese il nome di Levi è scritto Ribai. Quindi è Levi, per forza. Ah, devo andare un attimo nella grotta di retriti perché ora posso passare, dato che ho il martellone del Serka. E detta così suona malissimo, però sì, il Serka ha un martellone. Vediamo un po'. Corroto, questo piccolo enigma l'abbiamo fatto la scorsa volta. Di qua ci sono già stato, ma devo andare più giù. Dunque, con Levi dovrei riuscire a rompere questo masso. Perfetto, e anche questo, ok. Ma andiamo un attimo da un'altra parte prima, devo tornare un attimino indietro. No, non posso fare altro, quindi sapete che faccio? Vado direttamente nel deserto, no nel deserto, a villaggio di Serka. Perché altre missioni al momento non posso farle, o meglio potrei farle ma no. Perché richiedono un po' di tempo, quindi andiamo al villaggio di Serka per questo episodio, così almeno andiamo avanti con la storia. Perché da quello che mi sembra di aver visto durante l'editing dello scorso video, qua ci sono delle botteghe. E quindi potrei poter acquistare roba. Meglio non entrare nella tenda. Oh! Vabbè, andiamo allora a parlare col capo, visto che non posso ancora comprare nulla. Tra l'altro, bellissima la lampada dietro. Da paura. Anziano Serk, così staresti cercando qualcosa, eh? Un quarzo di luce. Ah, in effetti ho sentito che nel cimitero marino c'è una pietra con questo nome. Ma non ti permetterò di entrare, quello è il nostro territorio. Ma se proprio non puoi farne a meno, un'idea. Tu sei il capo di un'ase, giusto? Allora perché non organizzi una golosagra? Oh. Noi Serka apprezziamo dei buon gustai, l'apprezzeremmo molto. E a quel punto ti lascerei entrare nel cimitero marino. Ma che mi dici? Non sai come organizzare le fiere tu? Allora prendi questa con te. Carta del golosone. Se riempi questa carta di stampini sarà in grado di organizzare una golosagra. Chiedi dettagli agli abitanti dell'oasi, di sicuro c'è qualcuno che ha tutte le informazioni. Non vedo l'ora io. Ma io devo comprare cose per curarmi, come faccio? Mercante. Mercanti che trovi vendono articoli diversi da quelli che hai nell'oasi. Acquisto. Piantiamo una d'orzo, una di segale. E un seme d'avena. Bene. Tra l'altro devo anche andare ai negozi, visto che devo ritirare i soldi. Allora, intanto andiamo a casa, all'oasi, a raccogliere... E dormiamo perché sennò gente in giro a quest'ora. Già è tardi per loro. Andiamo a casa. Ah, basta che parlo direttamente con Shore, ok. Capisco, potrei accedere al cimitero marino dove si trova il quarzo di luce solo se organizzassi una golosagra. Solo se organizzerai, vabbè, in italiano. Ah, sì, se vuoi sapere come si organizza una fiera posso spiegartelo io. A me l'ha spiegato un capo, sì, tanto tempo fa. Prima di tutto deve portare tanti rifornimenti alle bulbotteghe. I proprietari possono così mettere degli stampini sulla carta della fiera del capo. Completata la raccolta degli stampini, il capo va a rivolgere le sue preghiere all'arcobaleno insieme allo spirito. A quel punto, la gratitudine di cui sono ricolmi gli stampini rafforza il potere dell'arcobaleno e la fiera può iniziare. Se organizzi una fiera, tutti ne saranno felici. È una cosa molto positiva per un'oasi. Certo, per organizzare una golosagra ci vuole una bella oasi grande.
Nella mia oasi c'erano tre spiriti della luce. Potrò organizzare una fiera quando ne avrai altrettanti. E quindi come li prendiamo? Ok, ci vogliono tre spiriti. Andrà a dividerti da fare con le consegne nelle bulbotteghe e riempire di stampini le carte della fiera. Dopo potremmo andare insieme a rivolgere le nostre preghiere all'arcobaleno. All'oasi deve diventare grande. Cerca di far ingrandire l'oasi per far apparire tre spiriti della luce. Ok. Deve ancora arrivare una viandante, mi sembra, all'oasi se non sbaglio. I stampini, ok. Cibo, perfetto. Ok, e questa è fatta. Purtroppo non riesco ad ottenerli da tutti, visto che alcuni non hanno bisogno di rifornimenti. Vabbè, questo uno almeno. Almeno uno stampino ce lo prendiamo. Perfetto. Entro domani penso di riuscire a farla. Ok, anche di questo prendiamo lo stampino e sono 4. In poche parole, domani intendo nel senso di gioco. Devo riempire purtroppo, devo rifornirle, ma se alcuni non hanno bisogno, non ci posso fare niente. Eccola qua, e 5. Dovrei riuscire a farne 6 ora con l'altro tizio là. E ok, ci siamo. 6, perfetto, ora. Ok, dunque, è un nuovo giorno, vediamo chi arrivano, a parte i pingufi. Un altro abitante, un altro quello, beh, quello che diventerà un abitante, ovviamente. Ah, questa l'abbiamo già incontrata. Ho incontrato, sì, Carlotta, bene. Questa era, non mi ricordo dov'era però questa. Sono arrivata finalmente, avrei dovuto chiedere bene la posizione dell'oasi l'altra volta. Più pingufi arrivano, meglio è, perché almeno comprano un sacco di roba. Deve parlarmi? Che è successo? E Andrea, pensavo di proporre della frutta nuova nella mia bulbottega. Delle belle mele camelie, dolci e fragranti che di questi tempi sono popolari e si venderebbero bene. Però che io sappia, gli alberi di mele e camelie più vicini si trovano oltre il monte del deserto di Kala. Che ne dici, Andrea? Riesci a procurarti delle mele camelie? Certo. Vuoi consegnarti un'unità di mela camelia? Sì, già ce l'ho. Ecco la tua ricompensa. Bulbo di ghianda? Ah. Ok, quindi buono. Occhi dolci come frutta. Quindi ora devo rifornire anche le mele camelie. Ah, però cresce la bulbottega, cresce. Bella. Ah, sale anche di livello. Ecco Carlotta, parliamo con lei. Ah, sì, tu l'altro giorno mi hai aiutato tanto, grazie, sono Carlotta. Sono un'artigiana di palloncini, ma la mia vera vocazione è quella di archeologa, piacere. Alla fine non sono riuscito a decifrare la stella, e comunque anche riconoscere i propri limiti è molto istruttivo. Oh yeah, un altro abitante! Ah, però il fatto è che dovrei costruire altre bulbotteghe. Per prendere gli stampi più facilmente. Se riuscisse a costruirne altre due sarebbe davvero bene. Posso dire di livello l'oasi? Bene. Perfetto. Proprio quello che serviva. Oh, arriva un'altra persona? Jamilè. Niente, non dice nulla. Lei secondo me è una cattiva. Perché i cattivi non parlano mai. Oddio, se ci azzecco proprio, guarda. Sarebbe proprio assurdo. Ma cos'era? Capo, che succede? Ma. Ah, Jamilè? Capo, ti presento Jamilè, la mia sorellina. Sai, ci eravamo persi di vista dopo l'attacco del caos nell'oasi dove vivevamo tanto tempo fa. Jamilè, mi sei mancata tanto. Come sei riuscita a cavartela finora? Stai bene? Sono così felice di poterti incontrare di nuovo. Mi sembra davvero un sogno. Ah, ok, ora è contenta.
Jamila, io adesso vivo in quest'oasi e faccio l'aiutante del capo. Anche lei vorrebbe essere qui e dare una mano in qualche modo insieme a me. Che ne diresti se aiutassi a distribuire ciascuna bulbottega i materiali che ha raccolto? Beh, diminuirebbe un po' il mio contatto con le bulbotteghe, ma va bene. Ok, ora abita anche lei nell'oasi. Secondo me devo far diventare ancora più grande l'oasi. Mi serve un altro abitante per far diventare l'oasi più grande. Perché poi gli spiriti ce ne sono solo due. Allora, di preciso. Dunque, devo andare ad Ondavalle. E andiamo a Ondavalle allora. Che problema c'è? Però lì c'è una specie di grotta che non avevo mai visto. Ma ci provo ad andare prima di andare a Ondavalle, va. Pare che sia qui. No, era di qua. Cioè, di quanto l'ho mancata? Di quanti? Di quanti metri? Ah. Fammi prendere bene le misure. Eccoci qua. Entriamo. Vediamo cos'è. Ah, è Ondavalle. Ma perché non... Serpenti nei buchi dei muri, della sabbia, sono dappertutto, qualcuno mi aiuti. Ma perché non me la ricordavo io sta zona? Perché non l'ho visitata. Ah, questi che nuotano. Pezzente. E uno. Qua ci vuole Roto. Dai. E un altro è andato. Qualcun altro? Allora, eccolo qua, va. È andato anche lui. Oh, incredibile, hai abbattuto tutti i serpenti. Perdonami, potresti salire fino a qui e venirmi a prendere? Andiamo a prendere Roto. Ah, ma arriva altra gente. Facciamo anche prima così, eh. Lei? Amshell. In cerca della zuppa dei suoi sogni e del suono dei tamburi? Interessante. Potrebbe fare amicizia con l'altra ragazza, che non ricordo il nome perché sono decerebrato. Eccola qui. Oh, mi chiamo Amshel. Porto sempre con me del filo, così posso produrre le mie stoffe. Un cucchiaio di zuppa e un respiro profondo. Ah. E la Peppa! Tre cuori! Ho detto che ci sarebbe stato qualcuno con tre cuori. Quando sento il battito dei tamburi, i miei piedini iniziano a muoversi al ritmo. Sarebbe bello avere dei tamburi anche qui. I tamburi. Come li. Dove li trovo i tamburi? Boh, torniamo un attimo lì nella grotta. Andiamo, Roto. Eccoci qua, signore. Scusami, ragazzo. Ehi, stavo osservando la situazione da quassù mentre tremavo come una foglia dalla paura. Non ci sono più serpenti in giro. Dico bene, grazie. Mi sono arrampicato in alto per la trappa FIFA e non riuscivo più a scendere. Ah, l'onda di sabbia. Ah, questo era? Ah, oh, bene.
le informazioni su Anuk o Anuk della tribù dei Bulbini sono state registrate. Come c'è un'oasi qui vicino, mi piacerebbe visitarla, ma non posso, mi dispiace, sono paralizzato dal terrore, non riesco a fare un passo. Mi dirigerò all'oasi non appena mi sarò calmato un pochino. E allora torniamo all'oasi anche noi. Chissà che non... che arrivi anche lui. Ecco che arriva qualcun altro. Così cresce anche l'oasi e forse anche la strada principale. Questo è Anuk. Lo chiamo Anuk. Anuk mi suona strano. Poi sicuramente mi sbaglierò e lo chiamerò Anuk. Però intanto Anuk lo chiamo. Ah, finalmente ce l'ho fatta. È da quando sono partito che mi tremano le gambe. Mamma mia. Più fifone di me questo. Andiamo ad accogliere il nostro nuovo amico. Anuk. Ah, sei tu che mi hai aiutato a Onda Valle. Ti ringrazio molto, ne approfitto per presentarmi di nuovo. Mi chiamo Anuk, piacere. Oh, ma la tua sciarpa è tutta sciupata. Vorrei tanto aggiustartela, ma ho perso il filo mentre viaggiavo. Temo sia finito dentro un'anfora quando stavo esplorando la grotta sotto il pendio. Insomma, questo vuole del filo. Glielo do io il filo. Ah, filo usato. Ah, si scende, bene, no? Dico, cioè, è un po' particolare come cosa. Dico, dove, come ci arrivo? Guarda che paesaggio. Ah, prima o poi tanto ci dovrò andare lì a visitarlo. Ne sono sicuro. Che figata, ragazzi. Mamma mia, questo gioco è assurdo. Se non l'avete ancora comprato, compratelo, assolutamente. Ah, dentro un'anfora gli è cascata la cosa. Piccolo petalo. Mi dice anche che sta lì, allora ci sarà sicuramente un nemico da affrontare per recuperarla, ma... Prendiamo la via più veloce. Che abilità ci vuole? Qualcuno che sappia tagliare. Ah, quell'anfora lì. Bene, bene, bene. Ok. Eccolo qua. All'interno dell'anfora c'è un filo sciolto già usato. Probabilmente si tratta del filo che Anuk ti ha detto di aver perso. Ok. Dato che qui non c'è altro da fare, direi di tornare a casa. Eccolo qui. Ma quel filo usato è mio, non c'è alcun dubbio. Ora fammi dare una gettatina alla tua sciarpa. Facile, facile, ecco fatto. Già, è proprio il filo che stavo cercando. Grazie per averlo ritrovato. Ovviamente non mancherò di ricompensarti. Ecco, prendi pure. Come ringraziamento hai ricevuto antiparalisi. Antiparalisi. Intanto, se non avessi trovato questo filo per me, ora non saprei che pesci pigliare. Grazie mille dal profondo del cuore. Bene, anche lui diventa un nuovo abitante. Andrea, fammi vivere qui, ti prego. La nostra amicizia ha avuto un inizio con un semplice filo. So che suona un po' esagerato, ma ho deciso di diventare un artigiano di sciarpe nella tua oasi, Andrea. E yeah! Devo arrivare però a 16 abitanti per ingrandire l'oasi. Oh, che c'è? Conosci una dra di nome Ida? A quanto pare si sta allenando con una rupe nei recessi del Monte Kidung. Ah. Ah, allora andiamo un attimo subito a vedere perché penso di sapere come fare. Penso di sapere dov'è. Vediamo un po' se è qua. Sì, è qua. Prendiamo un attimo le mele camelia, che sono ottime. Eccola qui. Ida, potrebbe essere la sorella di Miura? Ehi, cosa hai da guardare? È così in salute vedere una dra allenarsi? Che non si sta allenando. Le informazioni sono state registrate. È così, c'è un'asi qui nei dintorni? Non lo sapevo. Visto che ho finito l'addestramento, posso venire con te? Sì. Infatti io torno all'osi ora.
Allora, Cuccio, per questo video termino qui. Nel prossimo sicuramente amplierò l'oasi e ci saranno nuovi edifici, nuove bulbotteghe e completerò sicuramente la raccolta degli stampini, quindi ci sarà la golosagra. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. Facebook e Twitter, i link li trovate in descrizione. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye! Ah, c'è anche la schermata finale in questo video, eh?